un bando rivolto ai cittadini e alle cittadine di Ravenna per rendere più sicure le loro abitazioni. Questo è il bando Casa Sicura, era un impegno che avevamo preso nel programma di mandato, e c'è quello di inserire all'interno delle nostre politiche per la sicurezza, oltre al potenziamento del corpo della Polizia Municipale, oltre alla infrastrutturazione con videosorveglianza di molte delle zone del centro del Forese, anche un ulteriore sostegno di aiuto alle famiglie, soprattutto quelle con redditi più bassi, per poter installare nelle loro abitazioni sistemi di antifurto e di sorveglianza privati. È chiaro, tutti vorremmo vivere in un mondo nel quale si possa dormire con la porta aperta, nel quale si possa non avere paura di infrazioni, però dobbiamo guardare in faccia la realtà, e purtroppo anche nel nostro territorio il tema dei furti in abitazione è un tema molto serio, e dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare le forze dell'ordine a contrastare questa piaga e questo fenomeno così pesante. E ovviamente, ripeto, dargli tutto il supporto perché le persone che si macchiano di questi reati siano arrestate e che quindi, diciamo, la giustizia funzioni, la sicurezza funzioni, ma anche che non solo chi se lo può permettere possa dotarsi di un piccolo o grande sistema di antifurto per la propria abitazione. Perché si vede, ed è abbastanza evidente, che questo elemento molto spesso è un discrimine anche per azioni di furto, di vandalismo, che si possono evitare con sistemi di protezione. Il bando sarà pluriennale, per il primo anno stanziamo 100.000 euro, che andranno a un aiuto fra i 1.500 e i 1.000 euro a famiglia, ma l'obiettivo poi sarà di rifinanziare questo fondo e poter in 2-3 anni, diciamo, assicurare questo contributo a tutte le famiglie che ne faranno richiesta.